Ciao, sono Alberto Unia, l'assessore all'ambiente della città di Torino, che sono qui a rappresentare la città e portare i saluti della città, ma soprattutto a raccontarvi cosa fa la città per essere una green city. La città di Torino ha appena ricevuto un riconoscimento europeo come città che ha un grande impegno per la riduzione della CO2, per lavorare sui cambiamenti climatici, ma soprattutto in questo momento la città sta lavorando a diversi piani infrastrutturali all'interno della città. Il primo è il piano strategico dell'infrastruttura verde, che è partito da qualche anno e che è in fase di chiusura proprio in questi giorni, un piano che serve ad aumentare a regolamentare il verde urbano e soprattutto avere un verde urbano più efficace anche per fare fronte ai cambiamenti climatici. Proprio per questo, oltre a questo piano, abbiamo appena concluso di redare anche il piano di adattamento ai cambiamenti climatici della città di Torino, il primo piano di adattamento, che contiene tutte quelle azioni urbane, territoriali che servono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a ridurre anche le emissioni cittadine. Quindi una città che ha un impegno forte verso la riduzione dell'impatto ambientale, ma soprattutto per prepararsi al futuro, un futuro più resiliente. Lavoriamo ovviamente, stiamo lavorando anche in direzione di ridurre la quantità dei rifiuti, ridurre la plastica, insomma tutte quelle azioni che ormai sono un po' sulla bocca di tutti, anche perché si parla molto più di ambiente adesso. Noi le stiamo già portando avanti da tanti anni. La città di Torino è una delle città che è più avanti rispetto a tante altre città, proprio per la lotta ai cambiamenti climatici e tutte quelle azioni che ne conseguono.